Inquinamento e clima, obesità e denutrizione, overdose di social media o analfabetismo e sottosviluppo sono alcune delle minacce che mettono a rischio il futuro di 250 milioni di bambini in tutto il mondo. A rivelarlo è un'indagine congiunta di OMS, UNICEF e della prestigiosa rivista The Lancet. Il messaggio è chiaro: nella tutela dell'infanzia il mondo si sta rivelando inadeguato, perché anche dove mancano conflitti e povertà, a minacciare i bambini sono i problemi legati all'eccessivo benessere. Il marketing di stili di vita malsani e la raccolta dei loro dati sui social media a fini di lucro rientrano in questo genere di cose, spiega Stefan Swartling dell'UNICEF. Un'altra minaccia immediata è rappresentata dalle crescenti disuguaglianze all'interno delle popolazioni che lasciano alcuni bambini in condizioni di povertà. Se nessun paese è innocente, però, alcuni se la cavano meglio di altri. Nella classifica stilata nell'ambito dell'indagine relativa all'indice di prosperità infantile, al primo posto si piazza la Norvegia, all'ultimo la Repubblica Centroafricana, l'Italia è 26esima su 180, in posizione peggiore rispetto a Spagna, Portogallo, Francia, Germania e molti altri vicini europei.